Direi che si vede alla grande anche con un solo faro. Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Oggi, come potete vedere, sono io che mi registro. Guardate un po', vi faccio girare la testa. Mi gira la testa, mi gira il cranio. Volevo fare praticamente un video diverso dal solito. Un video extra. Adesso non so se ne farò altri o se faccio solamente questo. Comunque, volevo portarvi un'idea perfetta per accontentare, soddisfare tutte quelle richieste che ci sono da quarantena. Tipo, adesso non si trova lievito nei supermercati. Ok, provo a darvi un'idea di un pane, di una focaccia perfetta senza lievito. Questa focaccia me l'ha insegnata un panettiere, un pasticcere, faceva entrambe le cose in realtà, in un hotel quando facevo stage ormai qualche anno fa. Oh, è una figata, praticamente non avete lievito, però si gonfia tutta di bolle e potete farcirla con qualsiasi cosa. Siete pronti per procedere subito con la ricetta? Io direi di sì, eh. Partiamo subito con la farina. Allora, me ne serve mezzo chilo. Io uso questa qua di farro, però bianca, oppure potreste anche utilizzare la classica farina zero, eh. Non userei quella integrale o quella senza glutine perché il risultato non sarebbe lo stesso, eh. Nel frattempo ho cambiato ciotola perché quella di prima, insomma, non era proprio indicata. Adesso metto subito l'olio 120 ml direttamente nella ciotola. 2 grammi in più non daranno fastidio. Poi 2 cucchiaini di sale, così, e 250 ml di acqua, quindi proprio la metà del peso della farina. Ovviamente adesso impastiamo prima con il cucchiaio direttamente nella ciotola e poi a mano fino ad avere un impasto comunque elastico, no? Come quello della pizza. Buono, trasferisco il tutto sul piano. Volendo questo impasto potreste farlo anche, insomma, con la planetaria, con l'impastatrice. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Lo impellicoliamo e lo lasciamo riposare per 10 minuti, giusto che così si rilassa. E siccome non trovo la pellicola, io l'ho messo, insomma, nella stessa ciotola che ho usato per l'impasto, per far l'impasto, e lo copro con un piatto. Andrà bene lo stesso, non si offende. Allora, nel frattempo, preriscaldiamo il forno che deve essere statico a bomba 250 gradi. Ok, perfetto. L'impasto è praticamente pronto, sono trascorsi quei 10 minuti. Adesso noi dobbiamo tagliarlo in 4 pezzi e li stendiamo sottilmente con il mattarello. Mi aiuto a fare questa operazione con un po' di semola rimacinata di grano duro. Questa qua, la classica farina, quella più giallina, quella un po' più grezza, no? La trovate nel supermercato come semola di grano duro, per semolino nel mio caso, però comunque, insomma, dipende dai marchi. Ok. Ovviamente per avere una forma abbastanza regolare voi giocate molto anche con gli angoli, nel senso che dovete proprio lavorare in modo anche un po' obliquo, no? Vedete? La mia mano quasi si nota in trasparenza. Così. Poi se volete farci un po' un gioco con il palmo della mano, con le nocche, scusatemi, potete anche un po' farlo per assottigliarla ancora un po'. La portiamo qua su una teglia oleata con carta forno. Se dovesse esserci troppa pasta sui bordi, in questo caso mi va bene, ma se ce ne dovesse essere di più, basterà tagliarla con un coltellino, ecco, la togliete. Adesso goccino di olio e lo spargete bene con un pennellino, un po' di sale grosso e lo schiaccio così per farlo un pochino più sottile. Con un coltello, con una spatola, con ciò che volete, l'importante è che sia un po' più sottile per formare una sorta di fior di sale fatto in casa, perché proprio il sale grosso secondo me non si sposa bene per questa focaccia, però il sale fino non ci va. Fior di sale, perfetto. Il rosmarino che trito leggermente, magari schiaccio un po' così con le mani per farlo entrare bene nell'impasto. Ora il nostro fior di sale casalingo, poco. Se volete sperimentare altre farciture, potete farlo ovviamente senza nessun problema. L'importante è che scegliete delle farciture che non rilasciano troppa acqua durante la cottura. Se volete dare una nota saporita a questa focaccia, potreste prendere le acciughe, i capperi, tritarle un po' e metterle sopra. Oppure anche lasciarla così al naturale e accompagnarla con dei salumi. Scegliete voi, l'importante è che non scegliete elementi acquosi. La mozzarella guai, eh? No. Cuociamo in forno
per 7 minuti. Guardate ragazzi, si stanno già formando le bolle. Guardate che figata. Guardate. Un consiglio molto importante: se doveste notare che la superficie della vostra focaccia risulta un po' troppo scura, però ancora troppo presto da togliere dal forno, metteteci sopra un bel foglio di carta di alluminio che andrà tutto bene, secondo i piani. Eccolo qua il risultato, guardate ragazzi, anche la consistenza è leggerissima. Vi prego fatela, vi scongiuro. A prescindere dal fatto che adesso non si trova il lievito, magari tra qualche giorno si troverà, fatela più spesso. Come fate ad abbandonare una ricetta del genere? Ci impiegate 10 minuti a far... cioè, allora, riposo di 10 minuti giusto per farla rilassare. L'impasto è molto semplice, in 3-4 minuti l'avete... La cottura in un lampo, 6 minuti, ma bisogna, cioè, ok, è passato il messaggio, dovete farla. Taggatemi o su Instagram o su Facebook, dove volete, insomma, in modo tale che io possa poi vedere ciò che avete preparato, che mi fa super, super piacere. Io spero veramente tanto che questo contenuto così molto più amichevole e vicino, no? È come se foste venuti a casa mia a rompermi le scatole, nel senso buono, ovviamente. E abbiamo preparato qualcosa assieme. Tra il resto devo mettere a posto tutto sto gran casino. Vi lascio altri due video, come sempre, se non li avete ancora visti. Poi c'è qua il rotondo per iscriversi al canale, se non l'avete ancora fatto, per sostenermi, per rimanere sempre aggiornati sui contenuti attivando la campanella. E invece qua sotto c'è anche la ricetta scritta di questa meraviglia. Magari ne facciamo ancora di questi video qua, dai. Ragazzi, fatemi sapere anche come, se vi è piaciuto un video così. È stato un enorme piacere avervi qua. Ci vediamo molto presto. Intanto proseguo con l'assaggio, perché metto via dopo tutto sto casino. Adesso un attimo di relax.